Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo sul banner di Sephiroth e che dobbiamo dire, ragazzi? Cioè, è un banner che comunque sia immaginavo appunto potesse avere un'arma di tipo water, perché comunque il trailer si vedeva. È vero che pensavo io personalmente anche che Terra potesse avere qualche arma collegata al vento, dato che l'animazione mostrava appunto una sorta di attacco foglie lama, se vogliamo dire così, da parte di Terra, però poi si è rivelata essere tutt'altra cosa. Questa di Sephiroth era molto più sgamabile come arma, perché anche l'animazione stessa si vedevano tutte le goccioline, si vedeva praticamente l'arma che era effettivamente acquatica. Solo che la cosa un pochettino che mi ha spiazzato, se devo dirla tutta, è il fatto che sia magica. Sephiroth era uscito già in precedenza con un setup Arcanum più fisico che magico, anche se ovviamente il costume non aveva una specificità per quanto riguardava fisico o magico. Anche questo costume non ha una specificità, quindi chi non possiede comunque Arcanum Water, questa è comunque una buona occasione per avere Sephiroth Arcanum Water e avere anche un'arma molto forte. Ovviamente arma molto forte se fatta OB10, e ricordiamoci, arma OB10 che fa parte di una collab, quindi un'arma che praticamente o si pulla adesso o non si pulla più, praticamente. Mentre invece la sua variante con la Tempest può comunque essere pullata, diciamo, di continuo, dato che comunque può essere pullata tramite i vari banner. Quindi, tecnicamente parlando, una cosa intelligente che si può fare qui è prendere il costume e fermarsi. Se appunto vi serve un Arcanum Water, potrebbe essere comunque un'occasione interessante mettere anche la Tempest nella wishlist e pullare per avere sia la wish sia la Tempest che quest'arma di Edgar, e vedere quelle che ovviamente escono di più. Se si riesce a portare l'arma di Edgar ad OB6 è comunque un ottimo risultato, perché comunque farà dei bei danni, mentre invece la Tempest tramite wishlist o in generale portata su come e quando vorrete voi può comunque essere una valida alternativa, che comunque il costume Arcanum lo avrete comunque, la Tempest potete farla crescere appunto tramite wishlist, tramite come vi pare e piace a voi, e quindi avere comunque un Arcanum Water da poter sfruttare in generale. Però chi ha già investito sull'Arcanum Water di Sephiroth, in quel caso con la Tempest, secondo me qui non ha niente che pullare. È vero che l'arma è forte, è vero che l'arma potrebbe sopperire alla mancanza di un Glen Water, però ragazzi, no. Cioè, se già si ha, almeno per come la vedo io, se già si ha Sephiroth con la Tempest, e come me per esempio, che ho investito su Sephiroth con la Tempest e col suo costume, sinceramente parlando non pullerò niente su questo banner. E se andiamo a vedere i dettagli, ovviamente per quanto riguarda il costume, abbiamo la stessa passiva che possiede Terra, quindi Physical e Magic Defense più 15, e vabbè, non è esattamente come quella di Eris, però diciamo è molto più tankosa, che in realtà potrebbe anche essere interessante. Avere la possibilità di difendersi fisicamente e magicamente del 15% in più potrebbe essere utile, perché comunque mi capita spesso e volentieri che Sephiroth sia un po' più debole rispetto agli altri dal punto di vista di difesa fisica e magica. Però, sinceramente parlando, ci sono rimasto un po' male, se posso dirla. E poi vabbè, Waterblade Arcanum, che giustamente aumenta i danni di tipo acqua. Però ci sono rimasto un po' male. Mentre invece, arma di Edgar, che già OB6 arriva a un 780 col moltiplicatore 1.2, mentre invece la Tempest è praticamente un 700 a OB10 con la possibilità di mettere Imperil meno 3. Quindi diciamo che
quest'arma OB6 e la Tempest OB10 non dico che si equivalgono, però comunque viaggiano probabilmente sulla stessa frequenza, anche se questa è ovviamente più forte, ci mancherebbe altro. Però c'è da dire che questa fa danno e basta, quindi questa è una classica arma di danno, classica arma damage dell'elemento in questione, che a mio avviso risulta essere forse un po' troppo vecchia come setup, mentre invece ormai le armi che fanno 2 in 1 risultano essere praticamente il top. E dal punto di vista di meccanismo, se devo dire la mia, la Tempest a me sembra migliore, perché la Tempest fa il danno ma al tempo stesso ti mette anche l'Imperil a meno 3 in modo costante. Quindi a mio avviso, ripeto, potrebbe essere più interessante il fattore di avere quell'arma della Tempest rispetto a questa. La trovo molto più utile, anche se appunto, ripeto, questa è praticamente DPS puro, quindi chi non ha un Glen Aqua e vuole avere comunque un DPS puro, in questo caso magico e non fisico, si ritrova Sephiroth, anche perché Sephiroth ha l'ultimate e si può potenziare, ha la possibilità comunque di creare un team magico acqua insieme a Tifa, niente male. Quindi diciamo che si può fare, nel senso si può tranquillamente giocare Sephiroth anche acqua magica, ovviamente non acqua fisica, perché comunque per acqua fisica abbiamo Zac che mette l'Imperil con la Black Whisker, Cloud e Glenn che possono fare danni essendo comunque tutti e due fisici, però c'è anche Sephiroth fisico che potrebbe, non dico sostituire Zac, ma renderlo ancora più efficace da quel punto di vista. Però ovviamente queste sono poi strategie, sono scelte che ognuno di noi fa in base anche alla propria, diciamo, alla propria in generale struttura dell'account. Però se posso dire la mia, effettivamente parlando, quest'arma risulta essere un po' pesante, perché solo danni, collab, magico, water, sono tutti elementi che a me sinceramente non mi fanno impazzire, se proprio devo dirlo sinceramente, non mi fanno impazzire. Il costume può essere interessante per avere un Sephiroth più tankoso, ma ripeto, chi ha già investito sulla Tempest e il vestito della Tempest, secondo me qui non ha niente a che vedere, non ha niente a che fare, proprio letteralmente. Nel frattempo vi so che vi state chiedendo perché ho questi 10 ticket premium, ragazzi, sono quelli che ci hanno donato con il login, che ancora non ho speso e che molto probabilmente andrò a pullare qui nel banner di Eris per cercare di prendermi almeno una copia della sua arma. E perché appunto almeno una copia dell'arma di Eris penso che possa ritornarmi utile in contenuti magari più difficili, dove posso debuffare al tempo stesso curare con Eris e cercare di portarmi a casa il risultato. Quindi vedremo effettivamente che cosa si riesce ad ottenere, e soprattutto vedremo anche come sfruttare al meglio ovviamente questi banner, perché ovviamente Tifa e Cloud messi per ultimo non fanno che alimentare i miei sospetti, come quelli anche di tante altre persone che me l'hanno detto, dei nuovi elementi sacro e oscuro. Potrebbe essere una bella mazzata avere dei nuovi elementi vincolati a una collab, potrebbe veramente essere una mazzata, ma potrebbe essere una realtà molto più reale di quello che possiamo immaginare. Quindi io personalmente parlando neanche lo guardo questo banner, con tutto il dispiacere che ho nel corpo, perché comunque è un'arma molto forte e potrebbe effettivamente essere un Arcanum Water che dice la sua, però mi dispiace, ma no, per me rimane bocciata, perché ripeto, io già Sephiroth ce l'ho Arcanum Water e ce l'ho Arcanum Water fisico. Andarmi a spendere risorse per avere anche un'arma magica da buildare in modo completamente diverso, per me non se ne parla. Però ci tengo anche a sottolineare che chi non possiede Glen e ha la possibilità di potersi maxare un DPS Water, questa è una grandissima occasione. L'arma di Sephiroth è fortissima, soprattutto B10, quindi se avete la possibilità di potervi spingere fino all'OB10, fatelo, perché può veramente esservi mostruosamente utile, insieme ad Angeal, soprattutto per chi ha pullato anche Angeal, potrebbero fare una coppia estremamente interessante. Detto questo, non ho nient'altro da aggiungere,
Spero che questo video possa esservi stato utile e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Ciao!